Credo che l'applauso sia per dire di essere brevi, fare discorsi, siete già affiatati. Ma a parte gli scherzi, grazie di questa nutrita presenza questa sera, in questa meravigliosa collocazione con una veduta veramente a cornice della Laguna Veneta. La Piazza Vigo è veramente una bellissima cartolina dove tutti fanno le foto, gli artisti la dipingono e viaggia poi nelle altre città e tutti riconoscono in Chioggia una, non una piccola Venezia, ma una città storica della Serenissima che non solo è a misura d'uomo, ma è proprio viva, sentita, vera, e quindi è anche vera perché ci siete voi, perché ci siamo noi cittadini, e perché comunque con il nostro lavoro della pesca, dell'orticoltura, ma oggi più del turismo, oltre che comunque i servizi e tutto quello che ne consegue, abbiamo degli ottimi artigiani, il commercio che se vive, nonostante le difficoltà, tiene illuminato il centro, perché se le vetrine chiudono si fa delinquenza, si fa degrado, e quindi abbiamo anche un esempio della Rio Avena come rinata. Infatti, parlando con Luigi Ranzato, che magari dopo chiederemo, magari Marco, quando sei tu, un intervento, avete visto che quando vive una città ed è bella c'è meno delinquenza, c'è più pulizia, c'è più promozione, c'è tutto quello che una città ha bisogno. E c'è anche Forza Italia, perché proprio un anno fa, il 5 ottobre del 2021, siamo andati a elezioni e abbiamo rinnovato l'amministrazione comunale, e quindi il compleanno, diciamo, il 5 ottobre della nuova amministrazione dovrà essere nel fare un rendiconto, perché dobbiamo rendere conto ai cittadini che ci danno la fiducia, dobbiamo dire quello che abbiamo fatto, anche quello che non si è potuto fare, perché solo dialogando, solo con delle buone relazioni si possono mettere in campo poi delle pratiche virtuose. Che sia il politico, che sia l'imprenditore, che sia il cittadino, l'associazione sportiva, il volontariato, tutto quello che può essere il tessuto economico-sociale di questa realtà. Questo per parlare di Chioggia, ma Chioggia, il comune da solo, può fare poche cose, se non quelle di propria competenza. Ecco perché c'è bisogno di essere in squadra, essere appoggiati, collaborare con chi è nei medi e alti livelli. In questo caso abbiamo presenti questa sera, così colgo l'occasione per presentarveli, la senatrice Roberta Tofanin e dalla Camera dei Deputati l'onorevole Pier Giorgio Cortellazzo. Non occorre che introduca, perché dopo secondo me hanno qualcosa da dire anche loro, e quindi non vorrei neanche rubare l'intervento, insomma, che non è che siamo preparati e ci mettiamo d'accordo sulle scalette. E da questa parte però abbiamo il comune rappresentato, cosa Forza Italia è in comune a Chioggia. Abbiamo il capogruppo Marco Lanza, che con la sua attività politica deve collaborare con gli alleati, e quindi Forza Italia, che è la forza moderata, che è quella che ha anche un po' più esperienza e quella che in qualche modo dà dei consigli, lavora insieme a me, che sono presidente del consiglio. Ma come amministrazione comunale abbiamo Serena De Perini. Quindi io passerei la parola al capogruppo Marco Lanza per un intervento, e poi a scalare ci penserà lui a passare il microfono all'assessore Serena De Perini. Grazie Marco. Bene, bene.